e di due morti il bilancio dell'incidente avvenuto a Battipaglia in località Serroni nel tardo pomeriggio di sabato. A perdere la vita un rumeno di 42 anni ed un indiano di 50, travolti da un'auto in corsa mentre stavano rincasando. A bordo della vettura una 58enne che, dopo aver investito i due, si è schiantata in un'automobile che procedeva nel senso opposto. Per i due malcapitati non c'è stato nulla da fare, a niente è servito infatti l'intervento degli operatori del soccorso, che ne hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto anche carabinieri e polizia municipale per i rilievi del caso e per tentare di ricostruire la dinamica dell'incidente. In base a quanto raccontato dai testimoni, sembra che la donna non abbia effettuato alcuna manovra azzardata. Il test alcolemico disposto inoltre ha dato esito negativo, scongiurando una possibile guida in stato di ebbrezza. Le salme delle due vittime, dopo l'autopsia, sono state liberate e riconsegnate ai familiari.